Ostia, il ministro dell'Interno Piantedosi, ha consegnato al quartiere le chiavi della palestra della legalità. Ines Siano. La targa scoperta all'ingresso a ricordare che la palestra in cui si entra è stata confiscata alla mafia. Talento e tenacia è il nome simbolico del luogo consegnato ufficialmente al Comune di Roma dal prefetto Bruno Corda, direttore dell'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Simbolico ma anche caratterizzato da concretezza, perché portare lo sport in contesti in cui si ha bisogno dei valori dello sport, in cui i giovani hanno bisogno di avere riferimenti, quindi è un dato anche caratterizzato appunto da concretezza. Un ex deposito di gomme abbandonato che già attivo dal marzo 2019 durante la fase del sequestro era stato adibito a struttura sportiva con vocazione sociale grazie ad un accordo tra il Tribunale di Roma, la Regione e l'ASP Asilo Savoia e il 114esimo bene recuperato nella capitale, il sesto nel decimo municipio. Prosegue chiaramente questa attività straordinaria che in pochi anni ha visto 6.500 ragazze e ragazzi partecipare alle attività sportive di questo luogo. In sala le istituzioni protagoniste, ma anche i ragazzi che frequentano i corsi e i loro istruttori che raccontano da cosa provano a salvarli. Da situazioni difficili, sia a casa o magari non hanno lavoro. Poi la testimonianza di chi ce l'ha fatta. Sono da un paesetto di Avola che è bellissimo, però si fa difficoltà a emergere e quindi diciamo che un po' si può anche prendere quella strada che non è quella giusta. E invece oggi sono diventato un punto di riferimento nello sport, ma anche nella vita, perché appunto sono un carabiniere.